Ma vuoi la manina? Vuoi la manina? Quando vuoi dare. Allora, Iari Alassio, promotore di tantissime iniziative con gli Ardi Dianesi. Un po' umido. Un po' umido. Comunque, Iari Alassio, in qualità di facente parte del gruppo della Seguola dei Goliardi Danesi, oggi il nostro magnifico Davide De Angeli ha tirato fuori una grande idea. Ah, abbiamo un'anteprima da dare a Sanremo News, diamola, facciamo. Abbiamo una grande notizia da dare, perché il nostro magnifico ha avuto, si può dire, le palle? Sì, poi il magnifico, inquadriamolo, perché effettivamente ha tanto di magnifico. Mi ha portato davanti al sindaco Carlo Capacci e ha chiesto all'ingegner Carlo Capacci se era disponibile alla, attenzione, riedizione. Alla riedizione di Imperiapolis nel 2016, incredibile. Davvero tanta roba, sarebbe straordinario. Allora, io direi, l'appuntamento è per quest'estate? Quest'estate o giù di lì, stiamo pensando, i Goliardi Danesi stanno pensando comunque a sistemare una manifestazione, un evento di questa portata in un periodo in cui faccia bene anche alla città. Perché è un periodo in cui ne abbiamo bisogno. Nel senso. Un suggerimento per i Goliardi Danesi: al cimento una bella vasca cap. Sarebbe bello, tra l'altro, se mi consentite. Noi qua, io oggi ho fatto un bagno con un saio un po' particolare, con due occhi, e quegli occhi significavano lo sguardo del nostro amico Mauro Feola, che purtroppo oggi non c'è, il primo anno che non fa il cimento con noi. E quest'anno questa cosa qua è dedicata a Mauro Feola, che è sempre nei nostri cuori, e Imperiapolis la vorremmo assolutamente dedicare a lui. Penso che sia il pensiero di tutti i Goliardi Danesi, giusto? Esatto. Grazie ragazzi. Grazie a voi.